Il 3 e il 4 gennaio abbiamo questo appuntamento a Imola, che è Baby Volley 2018, tredicesima edizione di un torneo che è nato in sordina con poche squadre e che poi pian piano si è ampliato, prima aggiungendo qualche squadra di fuori provincia, e da 6 anni abbiamo iniziato ad accogliere anche squadre da fuori l'Emilia-Romagna. Abbiamo avuto la denominazione di trofeo nazionale dalla Federazione Pallavolo e quindi hanno iniziato a iscriversi squadre da tutta Italia. Quest'anno raggiungiamo la cifra di 40 squadre in totale, qualcuna in meno rispetto all'anno scorso, però come numeri siamo in linea con la passata stagione, addirittura per le permanenze in città le abbiamo anche aumentate perché c'è qualche società che ha deciso di pernottare un giorno in più rispetto alla passata stagione. Quindi numeri enormi per un evento che ogni anno diventa sempre più bello, anche per l'esperienza che facciamo rispetto alla passata stagione, e soprattutto abbiamo ampliato quest'anno il numero di partite che faremo al Palaruggi. Lo scorso anno ci fu una sola finale, quella delle Under 18 femminili. Quest'anno faremo sia l'Under 14 che l'Under 16 e anche l'Under 18, quindi ci saranno 3 partite al Palaruggi con tutte poi le premiazioni di tutte le squadre. Quindi speriamo di riproporre di nuovo quella bellissima aria e atmosfera che abbiamo visto al Palaruggi lo scorso anno, quel palazzetto pieno e soprattutto da una bellissima coreografia per partite di pallavolo con ragazzine in campo in un palazzetto che ha visto anche la Serie A fare una partita importante e quindi veramente provare delle emozioni, ma non solo loro come atleti, anche noi come organizzatori in un evento del genere. Aggiungo due cose io. Noi rimaniamo, devo dire la verità, rimaniamo abbastanza stupiti della qualità del lavoro che viene fatto da Diffusione Sport, Pasquale De Simone, e Baby Volley è un appuntamento a cui il Comune di Imola vuole bene, ma vuole bene in maniera concreta. Baby Volley sta definendo in un altro modo, nel senso che o è un piccolo evento nazionale, è un grande evento interregionale, non saprei sulla pallavolo, soprattutto su questo tipo di torneo, chiaro, Diffusione Sport ha reso Imola, l'ha messa un po' al centro del mondo in un appuntamento che cade all'inizio dell'anno tutti gli anni. Io devo dire la verità, la cosa che diceva Pasquale all'inizio era probabilmente una preoccupazione condivisa. Fatto l'anno scorso c'è stato un po' il boom di adesioni. Se anche oggi avessimo, come dire, la metà delle squadre non sarebbe un problema, nel senso che c'è cioè, il certo, ma non sarebbe un problema comunque, nel senso che stiamo parlando di bimbe e ragazzine che noi facciamo giocare, facciamo un valore di per sé assoluto. In realtà c'è anche una conferma delle adesioni e questo non avviene mai a caso. Questo non avviene.